Buonasera amici del tubo e benvenuti a un altro retro nerdaggio. Questa volta la puntata sarà un pochino più breve perché stiamo per completare il 1994. Non ci sono più molti titoli di nostro interesse, perciò credo che registrerò questo episodio, ne farò un altro ancora dove parlerò di un altro titolo e infine uno conclusivo per riassumere il 1994 e nominare quegli ultimi titoli che ho preferito lasciare indietro. Se ho fatto un buon lavoro, erano meritevoli di essere lasciati indietro. Il titolo di cui parliamo oggi in realtà sarebbero due, ma valgono per uno. Gokuyo Parodius Da Deluxe Edition, un esempio di sparatutto in 2D a scorrimento. È un genere non più tanto di moda, naturalmente, è stato molto famoso durante la Golden Age dei giochi arcade per tutti gli anni 80. Con l'inizio degli anni 90 e la produzione di giochi con la grafica in 3D, chiaramente questo genere di sparatutto è caduto in disuso, vengono ancora prodotti alcuni titoli per una minoranza di pubblico nostalgico. La loro storia comincia l'anno dopo l'uscita di mostri sacri come Space Invaders e Asteroids. La William Electronics, un'azienda che precedentemente produceva flipper e che aveva deciso di entrare nel commercio dei giochi arcade dopo aver osservato il successo di Pong dell'Atari nel 1973, decise di ascoltare le idee di un loro impiegato, Eugene Jarvis, che non è il computer di Iron Man, che dopo aver visionato e studiato attentamente Asteroids e Space Invaders aveva deciso di creare uno sparatutto con una concezione completamente diversa. Qual era la limitazione di questi titoli primordiali? Innanzitutto, vediamo, Space Invaders mostrava un'orda di astronavi che pixel dopo pixel scendevano verso il fondo dello schermo verticale, dove c'era la nostra astronave che, potendo muoversi unicamente all'interno di una striscia, doveva sparare alle navicelle e sventare l'invasione. In Asteroids non si aveva una concezione dello spazio, c'era uno schermo nero, al centro c'era l'astronave e una serie di asteroidi fatti con pochi pixel, vabbè, naturalmente la grafica era quello che era, ai quali noi dovevamo sparare per far sì che si distruggessero e non ci colpissero. Ciò che mancava a questi due titoli era l'idea della grandezza, la libertà di poter viaggiare all'interno di un'ambientazione. Jarvis decise innanzitutto di prendere lo schermo di Space Invaders e di ruotarlo portandolo in orizzontale, che avrebbe concesso più spazio. Dopodiché decise di utilizzare le illusioni ottiche della grafica dell'epoca per creare paesaggi e dare l'illusione che si potesse continuare oltre i limiti dello schermo, facendo quindi in modo che il panorama ci sfrecciasse vicino. A seguito di queste intuizioni, nel 1980 uscì Defender, che è il primo esempio ufficiale di sparatutto 2D a scorrimento. Una particolarità di questo titolo, decisa dallo stesso Jarvis, era di lasciare la possibilità al giocatore di continuare sempre a sinistra o a destra dello schermo, indipendentemente da come fosse strutturato il livello. E questa è una particolarità che è stata eliminata fin dal successivo titolo di cui parleremo. Di conseguenza, Defender oggigiorno continua ancora a mostrare qualcosa di unico. La Williams Electronics però si ritirerà molto presto dal mercato degli arcade e tornerà a produrre slot machine e videopoker, quindi uscirà dal nostro campo di interesse e la palla passerà al Giappone. Fu proprio un'azienda giapponese fondata nel 1969, ex produttrice di Jukebox, Jukebox e Flipper vanno d'accordo, a prendere il comando delle operazioni dando un serio contributo all'evoluzione del nuovo genere inventato da Defender, la Konami. Il suo Scramble, uscito nel 1981, ridusse l'avanzamento a un'unica direzione, non serviva a quanto pare potersi spostare a sinistra e a destra, e suddivise il gioco in livelli ben distinti. Uscirono poi altri titoli, non della Konami ma di altre aziende. Moon Patrol della Irem nel 1982 fu il primo titolo a usare la parallasse per dare un esempio di profondità allo schermo durante l'avanzata nel livello, la presenza di elementi più vicini allo schermo che si muovessero più veloci di quelli sullo sfondo, come le montagne e le nuvole, dava una forte sensazione di profondità in 3D nonostante la mancanza di quest'ultimo. Vastar nel 1983 potenziò la grafica degli sparatutto 2D a scorrimento, ma l'apoteosi degli sparatutto di questo genere, quindi 2D a scorrimento, uscì nel 1985 sempre per conto della Konami, Gradius. Gradius aggiunse elementi di strategia all'interno di questi shoot 'em up, introducendo un sistema di power-up progressivo. I potenziamenti andavano presi e accumulati in modo da sbloccare abilità sempre più potenti, ed era a discrezione dei giocatori la scelta di utilizzare un potenziamento meno potente ma prima del tempo in modo da avanzare meglio all'interno dei livelli. Unito a un'intelligente costruzione delle ambientazioni e uno stile particolare a cavallo fra normale fantascienza e disturbanti costruzioni semi-organiche, una intuizione che verrà poi ripresa dalla concorrenza, ad esempio R-Type nel 1987, Gradius fu una importantissima innovazione e divenne lo sparatutto a scorrimento 2D per eccellenza.
Veniamo a Parodius. Il primo titolo esce nel 1988 esclusivamente in Giappone, e proprio per questo si tende, almeno negli Stati Uniti, a ritenere il secondo titolo Parodius Da, uscito nel 1990 e parte della compilation per PSX che andremo a vedere come il primo episodio effettivo della saga, non è vero. La particolarità molto interessante di questa serie della Konami è che è forse il primo esempio documentato di parodia del genere. Ogni cosa in Parodius è una presa in giro o degli stessi titoli della Konami, tra cui principalmente Gradius, che durante gli anni 80 era forse il loro più grande successo, ma non solo, anche molti titoli della concorrenza e in generale l'intero impianto degli sparatutto a scorrimento. Il sistema di gioco di Parodius è quasi identico, ricalca alla perfezione quello di Gradius, con la differenza che questo sistema progressivo di potenziamenti attivabili a scelta dal giocatore possono anche essere automatici, c'è cioè la scelta all'inizio della partita, per fare in modo che il divertimento possa diventare più istintivo e Parodius possa diventare meno complesso, dato che è più facile di Gradius, e possa quindi ridursi a una semplice questione di sparare a tutti i nemici che ci sono. Il suo stile è molto particolare perché, come ho detto, è portato all'eccesso, coloratissimo, psichedelico. C'è una serie infinita di oggetti che passano nello schermo, creando una sensazione di straniamento, non si riesce a capire quale sia bene l'ambientazione, il tipo dei nemici è privo di senso, sono versioni super deformate di polli, di galline, di animali. Il boss finale del primo livello che ho visto del secondo titolo della compilation, che è il terzo Parodius, quindi Fantastic Journey è stato tradotto in questo modo il titolo, negli Stati Uniti è uscito proprio nel 94, è qualcosa di assurdo, credo, se non ricordo male, era un panda in tutù. Che noi dobbiamo far fuori con il nostro personaggio. E parlando proprio di personaggi, la scelta nel secondo Parodius Day è ridotta a 4, è ridotta a 4, mentre nel terzo titolo, Fantastic Journey, sono circa 7-8. Quasi tutti i personaggi o sono parodie dirette, come ad esempio l'astronave, il Vic Viper, che è l'astronave di Gradius, ridotta a una versione super deformed, oppure Pentaro, che era una mascotte della Konami di un gioco chiamato, devo leggerlo un attimo, Antarctic Adventure, non era poi tanto difficile, uscito negli anni 80. Pentaro diventò anche molto carino, tra l'altro, come pinguino. Diventò per certi anni, per alcuni anni, la mascotte della Konami. Twinbee, un'ape, se non mi sbaglio, era un altro successo della Konami degli anni 80. Ma se non sono parodie dirette di personaggi della stessa Konami, sono versioni divertenti di stereotipi, di personaggi stereotipati dell'universo dei videogiochi degli anni 80. Ci sono donne disinibite, tipicamente giapponesi, della mentalità hentai, oppure ad esempio un polpo inventato apposta per l'occasione per Parodius, che credo riprenda gran parte dello stile giapponese anche lui. Altri personaggi sono ripresi sempre in maniera umoristica dal folklore giapponese medievale, e c'è anche nella versione Super Famicom di uno dei due Parodius una chiara parodia di Castlevania. Vediamo come sono fatti i due Parodius e cerchiamo di non morire dopo 30 secondi, dato che non sono molto bravo. Gokuyo Parodius Da Deluxe Pack, non Edition, scusate. Parlerò dopo perché devo fare molto veloce, so che questo menu si attiva da solo. La spaventosa opzione col punto esclamativo è il secondo Parodius Da uscito nel 1990, quindi in ordine cronologico è il primo che dovremmo provare, tanto per essere un pochino logici. Crono e anche logici. Schermo nero, dimmi che è quello giusto, per favore. Ok, Parodius 1990, il secondo titolo. Come vedete dal logo si è già capito tutto quello che dovremmo affrontare. Un giocatore. Non sono per niente tarato per questo genere di cose. Ecco il primo personaggio, il Vic Viper, che è l'astronave di Gradius. Octopus, un personaggio inventato apposta. Twinbee, che viene da un gioco dell'epoca della Konami. E il mio preferito, che è Pentaro. Io adoro questo meraviglioso pinguino. È troppo simpatico. Auto power up, non complichiamoci la vita, non dovremo premere un tasto specifico per attivare i power up, succederà tutto automaticamente mano a mano che li prenderemo. Che bello questo pinguino che si muove nello spazio e possiamo anche vedere. Ed è lui che gira, che bello. Ok, cerchiamo di essere seri, caramella. Gnam 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 gnam. Caramella, ovvio. Ci sono dei pericoli. Vedete, e gli stranissimi nemici a cui dovremmo sparare. Vabbè, che vanno talmente veloce che sinceramente non riesco a vederli. Le punture però fanno male. No, 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 niente punture. Dai,
Il primo potenziamento è in pratica trasformare questo povero pinguino in un bombardiere della Seconda Guerra Mondiale che, come vedete, rilascia dei suoi simili da non dico dove. Cerchiamo di prendere altre caramelle. Le campane, quando sono gialle, sono da prendere, sono punteggio extra. Oddio, i pinguini sono velocissimi. Oh, un po' di nuvole sono più piacevoli da vedere. Non ho capito che cos'è quel coso in alto. Un ragno? Boh, orche assassine più piccole dei pinguini. Alzarsi, alzarsi. Un altro potenziamento consiste nell'avere dei propri pari che sparano quindi molti più proiettili di noi. Ho capito che l'ambientazione è tema piratesco. Sarebbe. Oh! No! Cosa è successo? Un proiettile? Abbiate pazienza, non sono per niente tarato per questo genere di giochi, quindi la mia resistenza è molto molto bassa. Pinguino, sei un mio collega, siamo parte dello stesso ramo genetico, per favore, no, pinguino. No, questo era un pulcino. I pulcini sono tremendi, un muro di pulcini. Quanta allegrezza, quanta allegrezza. Un'allegrezza da panico quasi. Ma già che posso. Oh, cerchiamo di farci spazio per questo muro. Oltrepassato, ok. Oddio, overdose di nemici, ma quanti sono? Ce l'ho fatta? No, 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 non ce l'ho ancora fatta. Bisogna tornare indietro per sparare a questi. Oh mio Dio. Non so neanche descriverlo, sono senza parole. No, l'avevo ucciso quel gatto. Sapete quanto mi viene difficile uccidere dei gatti? Ho ancora una vita, cerchiamo di usarla. Gatto pirata. Come si fa a sparare un gatto così? E dai, su. Cerchiamo di prendere potenziamento, attenti ai proiettili. Il mio maledetto collega pinguino che mi odia a morte, a quanto pare. Caramella, caramella, Ok, ciao, ciao. Mi dispiace, pirata, ciao. Pensavo di fare peggio, vi dico la verità. 22.000 punti. Orche assassine. Queste sono davvero assassine. Una marea di orche. La musica è diventata cattiva. Cos'è? Cos'è questa fa? Cos'è? L'albero azzurro ti plano nel culo. Abbiate pazienza. Scusate. Mi è venuta spontanea. Che bella l'espressione che fa quando lo colpisco. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? Non mi dite che ce l'ho fatta? Non sono mai arrivato fino qua. Avevo fatto già delle prove. Non ero mai arrivato fino qua. È un altro livello. Parte uguale a quello di prima. Sì, parte uguale. Io lo faccio, eh. Guardate che lo faccio davvero, non è che mi interrompo. Finché non mi ammazzate, guardate che non mi interrompo. Magari parto tutti così, che ne so. Vai, Pentaro. Sei troppo un figo, Pentaro. Il miglior personaggio della Konami di sempre. Altro che Solid Snake. Pentaro. Voglio un Metal Gear Pentaro Solid. Oh, ma. Dio mio, no! Ah! Mi fa venire il panico sto gioco. Sti giochi qua mi fanno troppo venire il panico. Cosa diavolo è successo? Che vuol dire? Cosa. Non parlare in questo momento, abbiamo altri problemi. Ah no, invece vedo che le parole uccidono. Le parole uccidono. Oh. Panico, 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 panico. Io odio i clown. Io odio i clown. Paura, panico, paura. Oh, ma che. Andiamo su all'infinito. Oddio, attento che le bolle fanno male. Le bolle, il sapone. Fa bruciare la gola. Oh, come tutto così psichedelico. Sì, Parodius Da è il migliore sparatutto scorrimento che abbia mai visto. Ah, non riesco nemmeno a parlare. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Io salgo all'infinito, fino su all'Everest. Tanto mi sa che salirò all'infinito. Oh. Bolle di sapone, bolle di sapone, no, 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 bolle di sapone, bolle di sapone, bolle di sapone. Caramella, caramella, caramella. Ribello le bolle di sapone, ribello le. Mosche, io odio anche le mosche, odio tutto, tranne i pinguini. Odio tutto, tranne i pinguini. No, 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 le punture anche odio. No, non ho paura delle punture, ne fate un casino. Non mi drogo, non mi faccio di eroina, era solo un esempio. Ok, calma. Riposo. Momento di riposo. Dovrebbe essere. Forse dovrebbe arrivare il boss finale. No, 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 è solo uno sbarco in Normandia di pinguini. Che? Una gamba!
Ho visto, sto vedendo una gamba. Una gamba maliziosa. Chissà se riesco a rivederla. No, 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 no. Non accerchiatemi, non accerchiatemi. È Godzilla in versione sexy? No, no, anzi, è una specie di Dea Kali. Ma come cammina? È disturbante. Signora, lei è disturbante, abbia pazienza. Devo passarle sotto? No, 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 non dovevo passarle sotto. Scusi questo accenno erotico, non dovevo. Pentaro, contieniti, per favore. Però è divertente, bisogna dire. Ci giocherò delle ore a questo gioco. Ok, eccola, sta arrivando. È più spaventosa di Godzilla arrivando così, però. Che devo fare adesso con questa? Ho paura. Io ho paura di questa. Eh sì, ci devo passare sotto, è l'unica. Ah. Sì. No, il tempismo. Ok, il primo gioco è questo. Questo è il primo Palo di Usda del 1990. Se il secondo sarà ancora più incredibile, credo che giocherò a questo gioco per il resto della mia vita. Ok, ora proviamo il secondo del 1994, quindi epoca corrente all'epoca. Epoca corrente all'epoca, certo, altrimenti non era d'epoca. Oh, dovrebbe essere la prima scelta, l'unica che ci rimane. Vediamo. Lo schermo nero. Potevate almeno scrivere caricamento, non lo so. Parodius Team presenta. Ta. Questo è il Vic Viper, è uno chef di sushi a quanto pare. Come mi spacca i culi. Pentaro spacca. Sì, possiamo saltarla questa, grazie, non abbiamo molto tempo. Ok, Fantastic Journey. Ci dovrebbero essere più personaggi. Cerchiamo di identificarli. Questa è l'astronave di Gradius. Non è più chef, ma è un croupier. Non so, è diventato croupier. Non riesco a capire cos'è questo. Forse è Twin B. Sì, è Twin B. Un altro gioco Konami. Pentaro sarà la mia scelta. Una procace signorina. È un Magikarp. Mambo si chiama. No, no. Mi ha scelto Magikarp. Io volevo Pentaro. Dai, c'ha una faccia da pirla questo pesce. Non arriverò lontano con lui. Mambo. E Mambo. Vabbè, dove siamo finiti? L'inizio è più o meno uguale, ancora più vivace perché c'è fuochi d'artificio. Sempre questa musica molto engaging. Oh, ok. Quattro potenziamenti. Cerchiamo di non farci fuori cercando di prendere i potenziamenti. Neanche qui. Occhio che sono potentissimo. Magikarp sta per evolversi. E sapete tutti cosa diventa Magikarp quando si evolve? No, ecco, muore prima di evolversi. Credo che non vadano prese le campane quando sono colorate, ma solo quando sono gialle. In questo modo valgono più punti. Ecco che parte Glenn Miller in the mood. Okay, siamo dentro uno di quegli attrezzi della fiera. Tristissimo. Tristissimo, ma molto divertente. Mi piacerebbe tanto arrivare al boss finale di questo primo livello. Una cosa orgasmica. No, 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 sta andando male, sta andando male. In realtà non devo salvare i poveri cristi che stanno tirando su con queste gru. Gli devo sparare, devo farli fuori. Anche dovrei fare. Dai che Glenn Miller ti aiuta. Glenn Miller corre sempre in aiuto dei poveri videogiocatori. No, no, wuppapa, wuppapa. Sto diventando kawaii anch'io. Scendere sotto la scritta Konami che fa male. Perfetto, perfetto. È l'ultima vita questa? Oh, allora, la vedo male. No, 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 rischio, rischio, rischio. Vedo del rischio. Prendi le campane. Se non ce la fai va bene lo stesso, non ti preoccupare. Campana, campana, no, 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 no. Gatto, 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 gatto. Gatto incede. No, 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 non capisco più niente, non capisco più niente, non capisco più niente. Io sparo al mondo. Ci siamo, ce l'ho fatta, no, non ancora. Ci siamo, il boss, il temibile, il pe
Scusate, non posso parlare sotto questa musica. Non avete mai visto niente di così disturbante nella vostra vita, vero? C'è un panda in tutù con delle orribili crisi schizofreniche quando lo colpisco, che in testa ha un tucano meccanico, sembra, o anche no, che a quanto pare lo ha preso possesso del suo cervello, come certi alieni gelatinosi che si attaccano al sistema nervoso centrale e prendono possesso della vostra coscienza. Deve essere per forza così. Lo sto bombardando di brutto, secondo me, non vorrei dire, ma sto sganciando anche bombe. Credo di aver raggiunto quasi il massimo dei potenziamenti per fare fuori questa creatura. Sì. Mi dispiace, panda. Questo è un problema grafico, secondo me. Scusate, problema grafico. Non capisco niente. È più difficile del gioco vero. Se riesco a superare questo terribile momento psichedelico, ce la faccio. È colpa dell'emulatore. Dovrei cambiare sto plugin grafico. Per ora mi ha fottuto quasi tutti i giochi. No, colpa dell'emulatore. È colpa dell'emulatore. Comunque mi fermo qua, mi è bastata. Non oso pensare cosa si inventeranno dopo questo livello, almeno come boss finale. Ah, Parodius. Che bello. Mi ha fatto diventare scemo. Bene, mi viene un po' difficile fare un commento finale a Parodius perché c'è poco da dire. Quello che il gioco aveva da dire credo l'abbiate intuito dalla squallida partita che ho realizzato. Nonostante Parodius sia stato convertito per quasi tutte le console dell'epoca e goda ancora di grande successo, ma lo capisco perché è simpaticissimo, io credo che mostri comunque il meglio di sé in versione cabinato, realizzando partite estremamente brevi con la paura di non poter farne moltissime perché ogni partita costa dei soldi. Portarsi a casa un titolo arcade come Parodius credo mostri tutte le limitazioni del caso, e non è un titolo che regge molto in versione casalinga. È divertente, lo è tuttora, riuscire a fare 10-15 minuti di partita a Parodius, ma sarò anche io che non sono mai stato abituato agli sparatutto 2D a scorrimento, perché i pochi che ho provato li ho provati proprio su cabinati, quei pochi cabinati ancora in vita che ero riuscito a trovare quando ero giovane. Non che adesso non ci siano più cabinati, per carità, andassi a cercarli li troverai per forza, detto che c'è sempre il revival dei cabinati, però non, di certo non vado a spendere soldi in questo, ecco. Quelli che mi interessavano come Parodius li emulo, ci gioco per 5 minuti, ma siccome non sono abituato né alla meccanica né a questo genere di partite, tendo a non dilungarmi troppo, mi stufo presto, è vero, riesco a stufarmi prima per questi titoli, che è un gioco di ruolo noiosissimo, ma è ormai la mentalità è questa. Quindi archiviamo Parodius per quello che è, un titolo carino ma che ha fatto il suo tempo, ho fatto il mio tempo anch'io in questo episodio, quindi ci sentiremo per un prossimo retro nerdaggio fra un pochino di tempo, perché se mi scusate ho un commento da registrare. Ciao!